Tornata intensa per il vice premier Di Maio dopo la firma Pomigliano d'Arco per il protocollo d'intesa per l'alternanza scuola-lavoro, il vice premier ha incontrato 4 dei 5 licenziati della FCA nella chiesa di San Felice in Pincis di Pomigliano d'Arco, incontro mediato dal parroco. Alla discussione hanno partecipato anche una rappresentanza di disoccupati 7 novembre, gli operai di Castellammare di Stabia ed esponenti dei Sicobas. A margine dell'incontro Di Maio ha parlato con la stampa ed è tornato sul braccio di ferro con la Lega sugli inceneritori, affermando egli stesso che sono vintage. Oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage, ma sempre vintage rimane. Per quanto mi riguarda, in Campania dobbiamo investire in raccolta differenziata perché si creano molti più posti di lavoro. Siamo intorno al 50% come differenziata e facendo una norma nella legge di bilancio che dice che d'ora in poi, se produci meno immondizia come cittadino, paghi meno la Tari, vedrete che in pochi anni possiamo arrivare a percentuali nella media europea. Subito dopo il vice premier si è recato a Napoli al tribunale per prendere parte al convegno La Carta dei diritti dei professionisti, semplificazioni e proposte per i giovani avvocati. La presenza di Di Maio non è stata molto gradita da una parte dei giovani penalisti partenopei. In molti hanno abbandonato la sala protestando, altri invece hanno manifestato il loro appoggio all'esponente dei 5 Stelle applaudendolo. In strada all'esterno del tribunale un nutrito gruppo di USB ha manifestato sotto la pioggia per protestare contro le scelte del governo nei confronti dei disoccupati. Il mio impegno è portare qui a Napoli i tecnici del Ministero del Lavoro, i tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico, affrontare insieme una ad una queste vertenze. Mi si chiede di risolvere in pochi mesi entro la legge di bilancio dimenticanze di 20 anni o non curanza di 20 anni, consorzi di bacino, c'è di tutto. Ce la metterò tutta ed è per questo che ho scelto il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico.